Grazie al papà. Monica, dov'è il mio tabacco? Non lo so, tesoro. Luigi, hai visto il mio tabacco? No. Maria, sai dov'è il mio copione? Nel bagno. Concia? Sì? Non trovo i candelabri. Pazienza, lo faremo senza. Adesso questo lenzuolo dove devo metterlo? Di qua o di là? Di qua? Di qua lo devo mettere? Sì, di qua. Ma non era di là? No, entriamo di qua per andare di là. Che sbagliata. Monica! Sì? Ma i fiori in canerino sono per me? Come di sera, sono finti. Ah, ecco. Monica, non trovo il mio tabacco! Amen. Tutti in sala! Era la ultima prova che abbiamo, perché domani lo spettacolo, di un modo o un altro, deve andare in scena. Ieri sera la prova è stata un schifo. Basta di litigare, basta di polemiche. Adesso si comincia e si va fino alla fine. Finiamola con le senestente. Cioè, non mi ho dimenticato una battuta. State calmi. C'è Monica che suggerisce. Niente panico. E sta claro? Adesso, personaggio di massa, chi lo farà più alto? Io. E nel secondo? Io. Nel terzo? Io. Nel quarto? Io. Adesso, voce e ritmo. Vamos, empecemos. Parte del parco nella tenuta di Sorin. Il largo viale che in linea retta va dalla platea fino in fondo al parco verso il lago è sbarrato da un teatrino imbastito in fretta per uno spettacolo di famiglia, sicché il lago non è visibile. A sinistra e a destra del teatrino c'è spugli. Ci sono delle panchine. Il sole è appena tramontato. Nel teatrino dietro al sipario, Giacco e Giacoba. Masha e Medvedenko vengono da sinistra, tornando da una passeggiata. Perché? Va, sempre vestita di nero. È lutto per la mia vita. Io sono infelice. Perché? Non capisco. È sana? Suo padre perché non ricco ha una certa agiatezza. La via di vita è assai penosa. Guadagno in tutto... quanto? 23! 23 rubli al mese. E per giunta ne defalcono la pensione. Eppure... non porto il lutto. Non è questione di denaro. Anche il povero può essere felice. In teoria sì, ma in pratica è ben diverso. Io, mia madre, due sorelle e un fratellino e... quanti? 23! 23 rubli in tutto. Bisogna mangiare, bere. E il tè? E lo zucchero? E il tabacco? Già può cominciare lo spettacolo. Sì, le cittadinina da commedia alla scritta costa. Sono innamorati e oggi le loro anime si uniranno nel creare un'unica immagine d'arte. Ma tra la mia e la sua invece non c'è alcun punto di contatto. Io la amo, la malinconia mi impedisce di restarmene a casa. Ogni giorno percorro a piedi, quanti? 6 chilometri per arrivare fin qui. E quanti? 6, sempre 6. 6 per andare su e 6 per tornare. E 6 per tornare. E non trovo che indifferenza da parte sua, ma è comprensibile. Sono privo di mezzi, ho una famiglia numerosa,
Chi può avere voglia di prendersi un uomo che non ha da mangiare neanche per sé? Sciocchezze! Il suo amore mi commuove, ma non posso ricambiarlo. Ecco tutto. Aspetta. Non mi va. Ah, si soffoca! Stanotte ci sarà forse un temporale? Lei non fa che filosofare o parlare di denaro. Per lei non c'è cosa peggiore della povertà. Ma secondo me è mille volte meglio andarmi indicando vestiti di stracci che del resto lei non può capire. Signori, signori, voi non potete stare qui. Quando lo spettacolo avrà inizio allora verrete chiamati, ma in questo momento non potete stare qui. Per favore, andate via. Masha, per cortesia, preghi sua zia di ordinare che sciolgano il cane. Non farti ululare. Mia sorella, di nuovo, non ha dormito tutta la notte. Ah, no, no, parliamo mia zia, io non lo farò. Me ne dispensi, per favore. È così. Il cane continuerà ad ululare. Jacopo, ragazzi! Sì? È tutto pronto di dietro? Sì, noi qui abbiamo finito. Molto bene. Adesso andiamo a fare il bagno. Il bagno? Ma dove andate? Al lago? Al lago? Va bene, ma 10 minuti, poi venire ai propri posti, perché poi si comincia. Certamente. Eccoti, chiaro. La prima quinta, la seconda. In fondo un vuoto spazio, niente scenografia. Apriremo il sipario alle 8:30 precise, quando la luna sarà alta in cielo. Magnifico. Magnifico, ma se viene in ritardo si perderà tutto l'effetto. A quest'ora dovrebbe già essere qui. Ma hai la testa! La barba tutta arruffata, dovresti farti tagliare questi capelli. È la tragedia della mia vita. Da giovane avevo sempre l'aria di un ubriacone. Le donne non mi hanno mai amato. Ma perché mia sorella è di cattivo umore? Non può sia un'noia, è gelosa. Ormai anche contro di me, contro la mia commedia. Contro questo spettacolo, perché non mi recita lei, Manina. Ancora non l'ha vista la mia commedia, già la detesta. È una tua fantasia. No, no zio. Ma lei è gelosa perché su questa piccola scena è successo Nina e non lei. Perché bisognerebbe scrivere solo di lei e bisognerebbe urlare, infervorarsi per la sua magnifica interpretazione della Duomo Camelliana. Ma siccome qui in campagna questo narcotico non c'è, beh, allora si annoia. Si annoia e si spizzisce. E tutti noi diventiamo suoi nemici, tutti noi abbiamo colpa. Inoltre superstiziosa, ho paura delle tre candele, del numero 13, il gatto nero. È avara, avara. In banca, Odessa, ne hai, lo so per certo. Quanti ne ha, Monica? 70.000. 70.000? Sì, 70.000. 70.000? Potremmo chiedere un prestito, romperai il lacrime. Ti sei messo in testa che la tua commedia non debba piacere a tua madre e già ti agiti. Agiti! E già ti agiti. Guarda tu, sta calma. Tua madre ti adora. No, no zio, lei ama solo il teatro. Le pare di sapere l'umanità, la sacra arte. Per me il teatro contemporaneo è solo routine e pregiudizio. Del teatro non si può fare a meno. Ma certo, certo che non si può fare meglio del teatro, ma sono necessarie nuove forme. Nuove forme sono necessarie, se non ve ne sono, è meglio che nulla sia necessario. Nina, Costia. Cucù. Non sono in ritardo, è vero, non sono in ritardo. No, no, no. Tutto il giorno sono stata in quella. Avevo tanta paura, temevo che mio padre non mi lasciasse venire. Ma è uscito ora ora con la matrigna. Cino Rosso? Già comincia a spuntare la luna? Bisogna fare presto. Presto, 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 bisogna chiamare gli attori. Oh, 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 oh. Ci vado io, sarà Zambino. Subito. Mio padre e sua moglie non vogliono che io venga qui. Dicono che vivete da Bohemian. Bohemian? Bohemian! Temono che io voglia fare attrice. Ma io sono attirata dal lago, come un gabbiano. Il mio cuore è pieno di voi.
perché è sera e la sera scuriscono tutti gli oggetti. Poi la vediamo. Chi è? Chi c'è? Jacob, siete voi? E chi se no? Ma è già spuntata la luna! Allora questo è il momento! Bisogna che siete in vostro posto, è tutto a posto dietro, l'alcol c'è? Tutto a posto! Lo zolfo, mi raccomando, è importante, perché quando si vedranno i rossi occhi, bisogna che si senta l'odore di zolfo! Esatto. Allora, andate dietro ai vostri posti, mi raccomando! Manina, sei agitata! No, sì! Tua madre no, non la temo! Ma da voce Grigorin! Ho paura e vergogna di recitare dinanzi a lui! È uno scrittore famoso, è giovane! Sì, li ho letto. Che meraviglia sei racconti! Non so, non li ho letti. Vedi, nella tua commedia è difficile recitare. Non vi sono creature vive. Creature vive? Ma Nina, non bisogna rappresentare la vita per come essa è o come dovrebbe essere, ma per come la vita ci appare nei sogni. Sì, ma la tua commedia è tutta declamazione. Secondo me, ci deve essere per forza l'amore. Un vento a 30 gradi sotto zero, incontrastato nelle piazze contro i campanili, a tratti come raffiche di mitra, disintegrava i cumuli di neve. Mettersi le calosce, sta calando l'umidità. Oh caldo, 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 caldo. Lei non si riguarda, questa è caparbietà, eppure lei è dottore e sa bene che l'umidità le fa male, ma vuole che io soffra. Ieri sera è stato a Bella Posta, tutta sera in terrazzo. E gli orinari messi sotto i letti per la notte fritta. Eisenstein sulla rivoluzione. Era così infervorato, così appassionato a parlare con Irina che non si è nemmeno accorto del freddo. E piace, lo ammetta. Ma ho 54 anni. Sciocchezze, a 55 anni un uomo non è vecchio. 54 o 55? 55. 55. E come dicevo, a 55 anni un uomo non è vecchio. E poi, lei si è conservato benissimo. E piace ancora tanto alle donne. E con questo? E dinanzi a un'attrice siete tutti pronti a prosternarvi. Tutti! Ma che la società ami gli artisti e li tratti in modo diverso rispetto a come tratta i mercanti. È nell'ordine delle cose. È idealismo. Il fatto è che le donne si sono sempre invaghite di lei e le si sono sempre gettate ai piedi, letteralmente. E questo è pure idealismo. Nell'atteggiamento delle donne nei miei confronti non c'è mai stato niente di male. Di me hanno amato sempre l'ottimo medico, ma si ricorderà che 15-20 anni fa nella provincia ero l'unico ostetrico valente. E poi, sono sempre stato un uomo onesto. Oh, mio caro! Viene qualcuno! Nel 1873 a Poltava, alla fiera, lei recitava in modo stupendo, che entusiasmo, recitava mirabilmente. Saprebbe dirmi dove sia ora il comico Ciadi, Pavel Semyonovich, ah, come era lui, ed era inimitabile, meglio di Sadowski, glielo giuro, stimatissima. Dove sarà ora? Ma come faccio a sapere io? Lei mi parla sempre di antidiluviani. Oh no, Pasca Chadin, era inimitabile. È la scena d'essere decaduta dove prima si ergevano querce possenti, ora vediamo soltanto ceppi. Beh, che gli ingegni siano ora pochi è vero, però l'attore medio è decisamente migliorato. Non sono d'accordo con lei. Del resto è questione di gusti e di gustibus aut bene, aut nihil.
Figlio mio, quando l'inizio? Tra un istante, abbiate pazienza. Amleto, figlio mio, tu che hai costretto i miei occhi a guardare il fondo della mia anima, l'ho vista piena di rughe così sanguinose e mortali che non vedo salvezza. E tu? Perché sei sprofondata nel vizio, cercando amore nel baratro dell'oblio? Signori, si comincia. Attenzione! Oh voi, venerabili ombre remote, che nelle ore notturne rizzate sopra questo lago, addormentateci e mostrateci quel che sarà tra 200.000 anni. Fra 200.000 anni non vi sarà nulla. Ci mostrino appunto questo nulla. E noi dormiamo. Gli uomini, i leoni, le aquile, le pernici, i cervi, le oche, i ragni, i pesci, le stelle marine e tutti quegli esseri che non si potevano scorgere a occhio, nudo, in breve, tutte le vite, compiuto un malinconico ciclo, si spensero. Da migliaia di secoli ormai la terra non porta più sul dorso neanche una creatura viva, e questa povera luna accende invano la propria lanterna. Sul prato ormai non si svegliano più con un grido le gru. Freddo, 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 vuoto, 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 paura, paura, paura. Questo è decadentismo. Mamma! Sono sola! Una volta ogni 100 anni io apro la mia bocca per parlare e la mia voce risuona squallida in questo vuoto e nessuno mi sente. Come un prigioniero gettato in un vuoto pozzo profondo. Non so dove mi trovo e cosa mi aspetti. So solo che in questa crudele, caparbia lotta col diavolo, principio di tutte le forze materiali, sarà mia la vittoria. Ma fino ad allora, orrore, orrore, orrore! Eccolo! Si approssima! Il mio possente avversario! Il diavolo! Vedi i suoi spaventevoli occhi scarlatti! Ah! Ma c'è puzza di zolfo qua! Ma era proprio necessario! Sì! Ah, ma certo, per l'effetto! Mamma! Dottore! Si è tolto il cappello! Lo rimetta! Si vuole prendere un raffreddore? Il dottore si è tolto il cappello dinanzi al diavolo, padre dell'eterna matita. Basta! Basta! La commedia è finita! Portate via tutto questo! Ma perché la collera? Ah, scusate, scusatemi! Mi ero dimenticato che solo a pochissimi eletti è dato di scrivere e mettere in scena le proprie commedie. Io ho violato un monopolio. Chiedo scusa. Ma che gli prende? Irina, mia cara, non si può trattare così l'amor proprio di un giovane. Ma cosa gli ho detto? Lo hai offeso. Quando lui stesso ha detto che si trattava di uno scherzo, io avevo semplicemente preso la sua commedia come uno scherzo. Eppure? 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 Ah! Adesso volete tutti dirmi che ha allestito tutto questo spettacolo, ci ha profumati di zolfo, non per uno scherzo, ma per dimostrare che cosa? Voleva insegnarsi come ci recita? Come si scrive? A lungo queste cose danno fastidio. E poi tutte
queste allusioni nei miei confronti, danno noia. Secondo me si tratta semplicemente di un ragazzo viziato e troppo pieno di sé. Voleva farti un piacere. Ah sì, ma non l'ho fatto con una qualsiasi commedia, no. Ci ha costretti a partecipare a questo delirio decadente. Io sono disposta a partecipare per scherzo ad un delirio, ma qua pretendeva nuove forme nell'arte, nuove ere. Ma secondo me si tratta semplicemente di cattivo carattere. Ciascuno scrive come vuole e come può. Ah sì, allora scrive come vuole e come può. Basta che mi lasci in pace. Giove, vai in cosa? Non sono Giove! Sono una donna e non vado in collera. Mi dispiace semplicemente vedere un giovane a buttare via il suo tempo libero in un modo così noioso. Non volevo offendere. Nessuno! Nessuno ha motivo di scindere lo spirito dalla materia, dato che forse lo stesso spirito è un insieme di atomi materiali. Piuttosto, bisognerebbe descrivere in una commedia, e poi c'è la necessità della vita di noi maestri. È dura. Giusto. Ma non parliamo più di commedie o di atomi. Sentite, signori, sentite questa bella musica. Non volevo offendere. Costia, figlio mio! Vai a cercarlo. Te ne prego, caro. Costanti! Beh, direi che è chiaro che qui non si continua. Io vado. Addio. Bravissimissimissimissima! Brava, ti abbiamo ammirata. Con una voce così incantevole, è un vero peccato di stare in campagna. Tu hai obbligo di fare del teatro, mi senti? Magari, è il mio sogno, ma non credo che si realizzerà. Perché no? Mi permetti che ti presento Boris Trigoni? Io la leggo sì. Non ti confondere, cara. Sarà anche una celebrità, ma un'anima semplice. Vedi, anche lui si è confuso. Una volta, a Mosca, al Teatro dell'Opera, il grande Silva prese un do basso. Per combinazione, tra nello giorno e quella sera, uno dei nostri cantanti del sinodo, un basso per l'appunto, per immaginare il nostro stupore, quando si udì bravo Silva, proprio così, l'intera ottava più sotto, bravo Silva, il teatro rimase di stucco. E con la frase del silenzio. È ora che io vada, addio. Beh, andiamo signori, anche noi. Oh, sta calando l'umidità, ti fanno male le gambe. Ah, ma sono come di legno, si muovono a stento. Andiamo nel piletto mio, andiamo. E il cane ricomincia ad ululare. Olga, per cortesia, dia ordine di sciogliere. Non si può, potrebbero entrare i ladri nel granaio, ti ho fatto mettere il mio. Proprio così, bravo Silva, e non un cantante, un semplice cantore del sinodo. Scusi, quanto può guadagnare un cantore del sinodo? Io non so, forse non ci capisco niente, oppure sono diventato pazzo, ma a me la commedia è piaciuta! Non c'è più nessuno! E io chi sarei? Vede sei? Ah, dottore, Mascio mi va cercando per tutto il parco, una creatura insopportabile. Costantino, a me la sua commedia è piaciuta. Non ne conosco la fine ed è anche un po' strana. Però a me ha fatto un'impressione fortissima. Lei è ingegno, lei deve continuare! Grazie, dottore. Ha visto Nina? Ma rappresenti solo ciò che è importante ed eterno.
Grazie, ha visto Nina? Ma non basta! Nell'opera d'arte ci deve essere un'idea chiara, precisa. Dottore, ha visto Nina? Passa, era andata a casa! Ma non è possibile, io devo vederla! Nina! Nina! Ma... Oh, gioventù, gioventù! Certo, quando non hanno più nulla da dire, gioventù, gioventù! Masha, ora basta. È ripugnante. Di là qualcuno suona, meglio che andiamo a casa. Aspetti. Non so perché, ma con tutta l'anima sento che lei mi è vicino. Mi aiuti, altrimenti fai una sciocchezza. Cosa? Cosa posso fare? Io soffro. Nessuno capisce la mia sofferenza. Io amo Costantin! Come sono tutti nervosi, come sono tutti nervosi. E quanto amore! Lago stregone! Cosa posso fare, bambina mia? Cosa posso fare? Secondo elfo! Taia! Non lascia la caterina che fa la marcia del secondo elfo! Anche il cavallo! Vamo! Un campo di croquet! Papà! Da un lato del campo, all'ombra di un vecchio tiglio, siedono su una panchina Irina Nicoletta, Dorna e Masha. Dorn tiene sulle ginocchia un libro aperto. Lei non è più Piotr Nikolaevich, ma Piotr Nikolaevich è qualcun altro.
e poi comincia a parlare in terza persona e rivolgendosi a lei come un lui. Lei è sazio e indifferente e perciò inclina alla filosofia. Ma io voglio vivere e perciò bevo xeres e fumo sigari. Ecco tutto. Bisogna affrontare la vita e curarsi a 60 anni. Rimpiangere di aver goduto poco in giovinezza non serve a nulla. Mi scusi, ma tutto questo è solo frivolezza. Ah! È ora di colazione, mi pare. Mi sento finito la notte. E allora tracannarsi due bicchierini di vodka prima di colazione. Non ha felicità, poverina. Vuote parole, eccellenza. Lei ragiona come un uomo sazio. Ma cosa c'è di più noiosa di questa semplice noia di campagna? Tutti filosofeggiano, ci sono gli uccellini che cantano. E amici, è molto bello stare con voi, ma sarebbe molto, ma molto meglio stare in un albergo a studiare la parte. Bello, io la capisco. Certo, in città si sta meglio, seduti nel proprio studio. Il cameriere non lascia entrare nessuno senza annunziarlo. C'è il telefono. Per strada ci sono le carrozze. Ecco tu. Buongiorno. Buongiorno. Lietissima di vedermi in buona salute. E così, stimatissima, mio marito mi dice che oggi vi accingete a partire per la città e che viaggerete insieme. È vero? Ce ne abbiamo intenzione. Meraviglioso. E con quali cavalli? Che ne so io con quali cavalli? Che ne so io? Abbiamo quelli della carrozza. Quelli della carrozza? E i collari? Dove li trovo io i collari? Mi spiace, stimatissima, io per lei ho una stima infinita, verrei a dare 10 anni della mia vita, ma i cavalli no, non glieli posso dare. Ma io devo andare in città. È inaudito, voi non capite cosa sia un'azienda rurale. Sempre la solita storia. Io oggi devo andare a Mosca, dato l'ordine di noleggiare i cavalli al villaggio, altrimenti andrò a piedi in stazione. In tal caso io do le mie dimissioni e cercatevi un'altra amministratrice. Ogni estate qui mi si offende. Io non ci metterò più piedi. Questa è impotenza. Fuochi diavolo! E sono stufo in fin dei conti. Si attacchino subito tutti i cavalli. Andiamo da mia sorella, tutti assieme, la supplicheremo di non partire. Com'è strano vedere piangere un artista famoso? E per un motivo così futile. E non è strano che un celebre scrittore, un prediletto del pubblico, del quale si traducono le opere in lingue straniere, si scrive su tutti i giornali, si vendono i ritratti, se ne stia tutto il giorno a pescare e sia lieti di aver preso 2 pesci. Pensavo che le persone famose fossero altere, irraggiungibili. Sei sola? Sì, sola. Ma che hai fatto? Ho commesso oggi la vita di uccidere questo gabbiano, lo depongo ai tuoi piedi. Allo stesso modo presto ucciderò me stesso. Non ti riconosco. Certo, da quando io ho smesso di riconoscere te. Ti sei mutata nei miei confronti e il tuo sguardo è divenuto gelido. La mia presenza ti infastidisce? Negli ultimi tempi sei diventato irritabile. Ti esprimi in maniera oscura, per simboli. E anche questo gabbiano, evidentemente, è un simbolo. Ma scusami, io non lo capisco. Sono troppo semplice per capirti. Ma cosa c'è da capire? La mia commedia non ti è piaciuta. Tu mi consideri una nullità, un mediocre come tanti. Lo capisco bene. Come lo capisco? Ecco il vero genio. Guardatelo, incede come Amleto, anche lui con un libro in mano. Wow, wow, wow. Questo sole si è ancora appressato e già il tuo sguardo si scioglie come neve i suoi raggi. Non starò qui a disturbarmi. Giusta da banco,
beve vodka. È amata da un maestro. Buongiorno, Boris. Oh, buongiorno. Nina, sapete, le circostanze hanno improvvisamente preso una piega tale che, a quanto pare, partiremo oggi stesso. È difficile che noi due ci si veda ancora. Peccato. Non mi capita spesso di incontrare ragazze giovani, attraenti. Ho già dimenticato e non riesco a immaginarmi cosa si prova a 18, 19 anni. È per questo che nelle mie commedie non mi racconto. Le ragazze giovani sono di solito pazze. Vorrei per un'ora sola essere al suo posto e sapere quel che lei prova e in genere per capire che tipo sia. E io vorrei essere al suo. E perché? Per sapere che cosa prova un famoso scrittore di ingegno. Che sensazione dia la celebrità. Che cosa prova lei per il fatto di essere celebre? Che cosa? Forse niente, non ci ho mai pensato. Delle due una. O lei esagera la mia celebrità, questa non si è aperta affatto. Ma quando legge sui giornali ciò che scrivono di lei? Quando mi lodano, mi fa piacere. Quando mi biasimano, sono di cattivo umore. Che mondo meraviglioso! Com'è strano il destino degli uomini? Alcuni trascinano a stento la loro noiosa, modesta esistenza. Tutti uguali, tutti infelici. Ad altri, come lei per esempio. Ma lei è uno su milioni. È toccata in sorte una vita luminosa, felice. Io? Lei mi parla di celebrità, di felicità, di non so quale vita luminosa, interessante. Mentre per me tutte queste belle parole sono, mi scusi, come la marmellata, che non mangio mai. È tanto giovane, è molto buona. La sua vita è bellissima. Ma cosa ci trova di particolarmente bello? Ho appena finito una novella che subito dopo devo scriverne un'altra, e dopo la terza una quarta. Che vita assurda. Sto qui con lei, mi agito, e intanto penso, mi ricordo, cosa mi ricordo, Monica? Che mi aspetto una novella. Che mi aspetto ancora una novella incompiuta. Monica. Vedo una nuvola simile a un pianoforte. Penso, bisognerà accennare qualche racconto che fluttuava una nuvola simile a un pianoforte. Ma l'ispirazione e lo stesso processo creativo non le danno momenti sublimi, felici? Sì, è gradevole scrivere. Rileggere le bozze è gradevole, ma appena una cosa stampata, subito non la sopporto. E mi rincresce e non riesco, e mi dico non avrei dovuto scrivere al fatto, è uno sbaglio, e mi rincresce e mi sento meschino nell'anima. Mi scusi, ma io rinunzio a capirla, lei è semplicemente viziato dal successo. Ma da quale successo? Non amo me stesso, non mi sono mai piaciuto come scrittore. Il peggio è che scrivo in stato di ebbrezza e spesso non capisco nemmeno quello che scrivo. Lei è stressato dal troppo lavoro e non ha né tempo né voglia di ammettere il suo valore. Ma se vuole, faccia pure! Ma per gli altri lei è grande e magnifico. Voi! Mi chiamano, probabilmente per fare le valigie. Ed io non ho voglia di partire. È bello qui da voi. E questo cos'è? Un gabbiano, costi all'orcio. Voi! Che c'è? Non si parte più! Non si parte più.
Piuttosto, occupati del cavallino adesso. La stanza da pranzo in casa di Sori. Una valigia, scatole, panchine, si notano preparativi per la partenza. Boris fa colazione. Masha sta i piedi accanto alla tavola. Tutto ciò glielo racconto perché lei è uno scrittore, può servirsene. In verità le dico, se si fosse ferito seriamente, non avrei potuto sopravvivere nemmeno un attimo. Eppure sono coraggiosa. Strapperò questo amore dall'anima. Con la radice lo strapperò. E come? Mi sposerò con Medvedenko. Col maestro? Sì! Non ne vedo la necessità. Amare senza speranza. Interi anni aspettare sempre qualcosa. Invece, sposata, non avrò tempo di pensare all'amore. Nuove sollecitudini soffocheranno il passato. E poi sa, è un mutamento. Un bicchiere? Non sarà troppo. Non mi guardi così. Le donne bevono molto più spesso di quanto voi pensiate. Una minoranza beve apertamente, come me. Ma la maggior parte beve di nascosto, è sempre vodka o cognac. Alla sua salute. Lei è un uomo semplice. Mi dispiace separarmi da lei. Ed io non ho voglia di partire. Le dica di rimanere. No, adesso non rimarrà. Suo figlio si comporta in maniera assai sconveniente. Prima si tira un colpo di rivoltella e poi, dicono, intende sfidarmi a duello. A che pro? Tiene il broncio, sbuffa, pronostica nuove forme. C'è posto per tutte, le nuove e le vecchie. Perché darsi delle spinte? C'è anche la gelosia. Del resto, non mi riguarda. Il mio maestro non è certo un genio, ma è buono e povero. E mi ama molto. Mi fa pena. Addio. Pari o dispari? Pari? No, ho in mano solo un seme di pisello. Mi sono posta il quesito. Fare o non fare l'attrice? Se qualcuno mi desse un consiglio. Si possono dar consigli in proposito? Già, ma noi ci separiamo e forse non ci rivedremo mai più. Accetti questo medaglione come mi... come ricordo. Ci ho fatto incidere le sue iniziali. Che prezioso pensiero, adorabile dono. Si ricordi di me? O no? La ricorderò come quel giorno luminoso. Rammenta, una settimana dietro, portava quell'abito chiaro. Conversavamo. Sulla panchina giaceva ancora il gabbiano bianco. Già, il gabbiano. Non si può più parlare. Sta arrivando qualcuno. Prima della partenza, mi conceda 2 minuti. La supplico. Thank you.
Uscia, vecchio mio, ripeto, resta a casa. Con i tuoi reumatismi vuoi andare in città, in giro, a far visite? Boris, chi è appena uscito, Nina? Sì, credo di sì. Pardon, vi abbiamo disturbati? Credo di aver messo tutto nelle valigie, sono sfinita. I giorni e le notti, pagina 121, paragrafo 11 e 12. Ma dobbiamo mettere anche le lenze in valigia? Sì, sì. Anche le lenze? Sì, certo. Anche le lenze? Sì, certo, anche le lenze! I libri, dalli a chi vuoi! Davvero, Petruscia, dovresti restare a casa. Voi partite. Da solo mi sentirei triste qua dentro. In città che ci trovo? In città che ci trovi? Che ci trovo. Niente di particolare, pure... Sarà posta la prima pietra nel palazzo del consiglio provinciale, sì. Ho voglia di rianimarmi un'ora o due da questa vita di pesce. Ecco tutto. Io parto, senza sapere perché Kostya abbia tentato di uccidersi. Mi pare che la causa principale sia stata la gelosia. E quanto più presto condurrò via di qui Boris, tanto meglio. Cosa dirti? Vi saranno state anche altre cause, comprensibili. È giovane, intelligente, vive in campagna, in quest'eremo, senza denaro, senza posizione, senza futuro, non ha occupazione. Guai mi dà, quanti guai mi dà, dovrebbe trovarsi un impiego, qualcosa. Mi sembra che la cosa migliore sarebbe se tu gli dessi un po' di denaro. In primo luogo deve vestirsi in maniera umana. Va sempre in giro senza capoto. Poi, muoversi un po' non mi farebbe male. Andare all'estero non costa poi tanto. Oh, per i vestiti forse potrei dargli qualcosa, ma quanto all'estero... No, non posso fargli neanche un vestito. Non ho denaro. Non ho denaro. No! Va bene, mia cara, scusami. Non arrabbiarti. Chiedo scusa. Sei una donna magnanima, generosa. Non ho denaro. Se avessi io del denaro, glielo darei. Ma non ho niente, neppure un cinquino. Petruscia, non è che io non abbia denaro, ma io sono un'artista, un'attrice. Questo mestiere costa, ma solo queste toilette mi rovinano. Petruscia! Qualcuno, aiuto! Non ti devi preoccupare, mamma. Lo zio da qualche tempo ha di questi attacchi. E tu, zio, dovresti stare sdraiato! Sì, un poco. Ma in città ci vado lo stesso. Mi sdraio un poco e poi vado. Sarà salvia. Che paura! Eh sì, non gli fa bene vivere in campagna. Si malinconisce. Vedi, mamma, se tu fossi di un tratto così generoso da prestargli 1.500-2.000 rubli, potrebbe vivere in città un anno intero. Non ho denaro, sono un'attrice, non un banchiere. Sai, mamma, da qualche tempo, specie in questi ultimi giorni, voglio bene con la stessa tenerezza, dedizione di quando ero un bambino, ormai... E sei rimasta solo tu. Ma perché c'è degli influssi di quel uomo? Kostya, tu non lo capisci. Boris è un'anima nobile. Ma la sua nobiltà d'animo non gli ha impedito di recitare la parte del vigliacco quando ha saputo che intendevo sfidarlo a duello. Se la batte! È una fuga vergognosa! Che assurdità! Sono io a pregarlo di partire con me per Mosca! È un'anima nobile. Ma se mentre io e te siamo qua che quasi litighiamo a causa sua, lui chissà dove, in salotto, in giardino, ride di noi. Mamma, sviluppa, Nina, sta cercando di convincerla in tutti i modi che lui è un genio. È un piacere per te dirmi delle cose sgradevoli,
Ma io stimo questo uomo e ti prego non parlar male di lui in mia presenza. Ah, io non lo stimo. Tu vorresti che io lo considerassi un genio. Ma mi dispiace, ma io non so mentire, le sue opere mi disgustano. È tutta invidia. Alle persone senza ingegno, ma pretenziose, non resta altro che biasimare gli autentici ingegni. Bella consolazione, non c'è che dire. Gli autentici ingegni? Gli autentici ingegni? Ma io ho più ingegno di tutti voi, se lo vuoi sapere. Decadente. Ma torna al tuo teatro a recitare in quelle misere e mediocre commedie. Non ho mai recitato in commedie simili. Lasciami in pace! Tu non sei incapace di scrivere neanche un meschino vaudeville, poiché sugge... La spinoccia! 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 Non piangere, Costi. Non bisogna piangere. Sai, mamma, ormai tutto è perduto. Mina non mi ama più, io non posso più scrivere, tutte le speranze sono perdute. Non disperare, Kostia, non disperare. Tutto si aggiusterà. Boris andrà via e Nina tornerà a volerti bene. Basta, facciamo la pace. Facciamo la pace. Pace anche con lui. Non c'è bisogno di duello, è vero che non c'è bisogno. Va bene, ma almeno consentimi però di non incontrarlo, per me è troppo penoso. Ecco, sta arrivando. Pagina 121, righe 11 e 12. Se un giorno ti occorrerà la mia vita, vieni e prendila. Tra poco i cavalli saranno pronti. Se un giorno ti occorrerà la mia vita, vieni e prendila. Spero che tu abbia fatto le valigie. Oui, pourquoi? Cet appel d'une âme si pure, j'ai senti de la tristesse et mon cœur a senti une si forte douleur. Che? Perché questo appello di un'anima pura? Ho sentito nostalgia, il mio cuore ha provato una stretta così dolorosa. Se un giorno ti occorrerà la mia vita, vieni e prendila. Restiamo ancora un giorno, restiamo. Ah, caro mio, io so che cosa ti trattiene qui. Ma cerca di dominarti, ti sei alquanto ubriacato, rinsavisci. Sì, savia anche tu. Sii intelligente, ragiona, ti supplico. Considera tutto da vera amica. Tu sei capace di sacrificare. Cerca di essermi amica. Lasciami fare. Sei così innamorato? Mi sento attratto da lei. Forse è proprio quello che mi è necessario. Per l'amore di una ragazza di provincia. O come ti conosci poco te stesso. A volte gli uomini dormono camminando. Io parlo con te, mi par di sognare di scorgere l'insonnio. Sono preso da soavi, mirabili sogni. Lasciami fare! Ma tu sei impazzito. Può darsi. Ma vi siete tutti messi d'accordo oggi per tormentarmi. Ma sono così brutta e così vecchia. Ma con me si posa senza riguardi parlare di altre donne. Ah, tu hai perduto la testa. Tu, ultima pagina della mia vita, se mi abbandonerai un'ora sola, non riuscirò a sopravvivere, impazzirò! Dai, sì, che potrebbe arrivare qualcuno adesso! Vengano pure, vengano, vengano! Tu sei tutto mio, sei così geniale, così intelligente, sei il migliore di tutti gli scrittori di Russia oggi! Tu pensi che io ti voglio incensare, che io ti lusinghi? Guarda! Guardami, guardami! Ti sembro una bugiarda! Credi? Tu
Io so apprezzarti, caro mio. Partirai con me, non mi abbandonerai. Io non ho una volontà, non ho mai avuto una volontà. Fiacco, molle, sempre obbediente, come può tutto questo piacere alle donne? Prendimi, portami via, ma non staccarti da me nemmeno di un passo. Ora mio, del resto, se voi vuoi restare, io parto subito e tu verrai fra una settimana. Infatti, che fretta hai? No, adesso partiamo insieme. Se come voi, se insieme, allora insieme. Ho l'onore di annunciarvi con rammarico che la carrozza è pronta, è già in istruzione, il treno partirà alle 2:05. E così Irina Nikolaevna mi faccia il favore, non si dimentichi di informarsi dove sia ora, da quali ospedali, se sta bene, se è vivo. Signora, porto un cestino con delle prugne per il viaggio. Sono dolcissime, vedrà che le piaceranno. Vabbè, è così buona la mia. Oddio, signora cara, se qualcosa non è andata come doveva, voglio scusarci. Tutto è stato bello, tutto è stato bello. Il nostro tempo fugge. E che fare? Che fare? Signora, i fiori, almeno dei fiori. Arrivederci. Sorella! È ora di andare se non vogliamo fare il tardi. Andiamo. Andiamo a prendere. Arrivederci, cari miei. Ecco un rublo per tutti e due. Grazie, signora. Buon viaggio. Che Dio la guardi. Visto? Ecco un rublo per tutti e due. Che sforzo, eh? Ma sono già andato. Appena usciti. Vado a piedi. Vado svelto. Ho dimenticato il cappello, deve essere lì sul terrazzo. Boris! Ah, è lei. Noi partiamo. Ho preso una decisione irrevocabile. Il tratto è dato. Il dato è tratto. Il dato è tratto. Farò l'attrice. Domani non sarò più qui. Vado via. Parto. Come lei. Per Mosca. Ci vedremo là. Prenda alloggio al Bazar Club. Me lo faccia sapere subito. Devo affrettarmi. Andiamo a casa. Il giardino è buio. Bisognerebbe demolire quel teatro in giardino. Sta lì, nudo,
mostruoso, come uno scherzo. E il sipario sbatte quando c'è vento. Ieri sera ci sono passato vicino e mi sembrava qualcuno piangesse là dentro. Ma via! Andiamo a casa, Masha. Passerò qui la notte. Il nostro bambino avrà fame. Ma Triona gli darà da mangiare. Fa pena, è già tre notti senza sua madre. Noioso sei diventato. Prima filosofavi e adesso non fai che ripetere bambino a casa, bambino a casa, bambino a casa. Da te non si sente nient'altro. Andiamo a casa, Masha. Vada solo? Tua zia non mi darà i cavalli. Te li darà. Chiediglieli e te li darà. Va bene, ci proverò. Ma domani vieni? Sì, domani. Sei appiccicoso. Mamma, perché tutto questo? Perché? E perché il biotto di quale hai ci vuole il letto vicino a Costia? Perché? Lascia fare a me. Cosa vuoi? I vecchi sono come i bambini. Allora io vado. Addio, Masha. Addio, mamma. Vai, vai, va con Dio. Arrivederci, Konstantin Gavrilovic. Nessuno pensava, nemmeno lontanamente, che lei, Kostia, sarebbe diventato un vero scrittore. Ed ecco che, grazie a Dio, le riviste iniziano a interessarsi a lei e la pagano pure. E poi si è fatto anche bello. Mio caro buon Kostia, sia più bravo con le mie Masha. Mamma! Lascialo in pace! È così brava. Perché vede, Kostia, a noi donne basta un po' di tenerezza, un poco di attenzione, una gentilezza. E io queste cose le so per esperienza. L'hai fatto arrabbiare! C'era bisogno di infastidirlo! Lo sai che io soffro per te. Non c'è bisogno! Io soffro perché io vedo tutto e capisco tutto! Sono sciocchezze! Smetti! Sono tutte sciocchezze! Sono tutte sciocchezze! L'amore senza speranza, ma è solo nei romanzi. L'essenziale è non struggersi, è non stare lì ad aspettare. Ma aspettare cosa? Che l'erba cresca. L'amore vi ha fatto il nido nell'anima. Ma bisogna scacciarlo! Hanno promesso di trasferire mio marito in un altro distretto. Bene, cambiando ruolo, dimenticherò tutto. Scaccerò via tutto dal cuore con la radice. Lo strapperò con la radice. Adesso siamo in sei a casa. E il costo della farina è aumentato ancora. E bisogna arrangiarsi. Lei se la può ridere. Lei ha denaro a bizzeffe. Denaro? In 20 anni di carriera e di carriera agitata, in cui non ho avuto né giorni né notti per me stesso, ho racimolato solo 2000 rubli. E li ho spesi l'anno scorso all'estero, non ho più niente. Ma sei ancora qui? Tu zia, non mi dai i cavalli! Dove è mia sorella? È andata alla stazione a prendere Boris, sarà di ritorno tra un attimo. Se lei ha ritenuto necessario far venire qua mia sorella, vuol dire che sono gravemente malato. Strano però, sono gravemente malato, non mi si danno medicine. E cosa vuole? Gocce di valeriana? Bicarbonato e essenzio? Oh, ricomincia la filosofia, oh, che castigo! E disturbiamo Costa. No, non vi preoccupate. Ma... Konstantin, Nina, quell'attrice, che fine ha fatto? Come sta? Probabilmente bene. Mi hanno detto che ha avuto una vita strana, cosa c'è di vero? È una lunga storia, dottore. Beh,
Ce la racconti brevemente? Ah, fuggì con Boris, lo sapeva? Sì, lo so. Ebbe un bambino e quel bambino morì. Boris si staccò presto di lei, tornò ai suoi vecchi affetti. Del resto, per mancanza di carattere, si era sempre destreggiato tra l'uno e l'altra. Per quel che so, da ciò che mi è stato detto, la sua vita privata fu un vero disastro. E la scena? Se possibile, ancora peggio. C'erano momenti in cui urlava in modo geniale, a volte moriva in modo geniale, ma erano solo momenti. Beh, allora vuol dire che comunque il genio ce l'aveva. Chi lo sa, forse no. Ora è qui. Qui? Sì, qui in città, alla locanda. Sono già 5 giorni che vi alloggia. Ho cercato di farle visita, anche Masha vi è andata, ma non riceve nessuno. Mentre Denko l'ha vista ieri ai campi a 2 chilometri da qui. È vero, vagava verso la città. Le ho chiesto, ma quando viene a trovarci? E lei ha risposto che forse sarebbe passato. No, era una ragazza incantevole. Come? Dico che era una ragazza incantevole. Il consigliere di stato effettivo Sorin ne fu persino innamorato per qualche tempo. Vecchio Liberti! Arrivano! Arrivano dalla stazione! Arrivano! Arrivano! Sì, sento la mano. Irina Nikolaevna! Ma noi tutti, col tempo, sotto la furia degli elementi, ci disgreghiamo e lei invece sembra sempre più giovane. Ma lei vuol farmi di nuovo il malocchio? Oh no, no! Piotr Nikolaevich! Buonasera. Sempre malato? Sta bene? Oh, Masha! Mi ha riconosciuta! Sposata? Da tempo. È felice? Irina, dice che lei ha ormai dimenticato il passato e non mi serba più rancore. Boris ti ha portato un giornale con il tuo racconto. Grazie, lei è molto gentile. I suoi ammiratori le mandano un saluto. A Mosca e a San Pietroburgo c'è in genere molto interesse per lei. Mi chiedono com'è, se biondo o bruno. E vi fermerete a lungo? No, penso di partire domani stesso per Mosca. Zia, devi prestare i cavalli a mio marito. Lui deve andare a casa! I cavalli a casa? Non si può, sono appena tornati dalla stazione, l'hai visto con i tuoi occhi, non si può farli trottare di nuovo. Ma ci sono altri cavalli! Non si può! Oh, mettersi d'accordo con te! Andrò a piedi! A piedi! Con questo tempo! Sono solo 6 chilometri! Addio, addio! Arriverà, non è un generale, arriverà! Nelle lunghe sere d'autunno si gioca alla tombola. È un gioco noioso, ma se si abitua non è spregevole. Andiamo a giocare! Sì, tombola. Sì, andiamo! Kostya! Vieni anche tu! No, mamma, non ne voglio. Tutti pronti? Comincio! 22! 3! 8! 81! Che moroscia! 10! 50! 77! 11! 7! 90! 8, 26, 66, 1! Coppia! Chiudi la finestra, tira il vento! Sì, mamma! 88! Signori, tombola! Tanto ho parlato di nuove forme, ora sento io stesso di cadere nella routine. Un manifesto su uno steccato notificava. Un
pallido viso incorniciato da neri capelli, notificava, incorniciato. Mediocrità. Ma perché sono così inquieto? Aspetto al francese, non mi accompagnate. Ma dove?
vai? In città. Irina è qui. Sì, lo zio giovedì scorso è stato male, l'abbiamo telegrafato di venire. Perché? Hai detto d'aver baciato la terra su cui io sono passata. Bisognerebbe uccidermi invece. Io sono un gabbiano. C'è anche lui. Ma certo. Sì? No, no, non fa niente. Lui non credeva nel teatro. E rideva sempre delle mie fantasie. E a poco anch'io smisi di credere. Mi perdetti danni. Non sapevo più cosa fare con le mani. Non dominavo la mia voce, non sapevo più star sul palcoscenico. Non puoi capire la condizione di chi sente di recitare in maniera orribile. Ma da quando sono qui, cammino a lungo. Cammino e penso. Penso e sento crescere di giorno in giorno le mie forze spirituali. Adesso io so. Io capisco, Kostia, che nel nostro lavoro poco importa se recitiamo, se scriviamo. L'essenziale non è la gloria, non è il lustro, non è ciò che sognavo, ma la capacità di saper soffrire. Sappi portare la tua croce e abbi fede. Io ho fede e questo mi allevia il dolore. E quando penso alla mia passione, non ho paura della vita. Io non ho fede e non so in che consiste la mia passione. Quando diventerò una grande attrice, verrai a vedermi? Me lo prometti? I leoni, le oche, le aquile, le pernici, i cervi, i muti, i pesci, abitanti nell'acqua, le stelle marine e tutti quegli esseri. Vorrei che qualcuno la incontrasse in giardino e lo dicesse alla mamma. La mamma potrebbe inquietarsi.
sentito prima che sono i 10 anni del club di teatro e quindi per l'occasione abbiamo organizzato questa festa. Siamo partiti 10 anni fa con un piccolo gruppo che faceva il teatro per adulti, poi il club si è ampliato, ha fatto dei corsi anche per ragazzi, ha prodotto dei musical, ha iniziato da alcuni anni anche attività di teatro di improvvisazione e teatro di narrazione. Ora, tutto questo è stato possibile ovviamente grazie a tutti i partecipanti al club, agli ottimi maestri e insegnanti quindi che abbiamo avuto in questi anni e che continuiamo ad avere, e a voi come pubblico che ovviamente ci avete sempre seguito con affetto e simpatia. Però volevamo dire che tutto questo non sarebbe stato possibile se non ci fosse stato l'impegno costante, le idee, l'entusiasmo visionario della nostra presidente Agnes. Qualcosa di bello, oltre a una serata di divertimento per noi e spero anche per voi.